Lo sgombero a Gallarate, il sindaco dà altre 24 ore per lasciare il campo e avvisa domani le ruspe. Bravo, plaude Salvini, ma i sinti si appellano al prefetto. Lo sgombero del campo Sinti a Gallarate, il tempo delle trattative sta per scadere, domani arriveranno le ruspe, ha fatto sapere il sindaco. Salvini approva e dice bravo dalle parole ai fatti, mentre i sinti si appellano al prefetto di Varese. Il servizio di Massimiliano Chiavarone. A 20 giorni dal Natale con 40 bambini in strada e tutti quelli che sono con lui, vergogna! Qualche momento di tensione, urla, imprecazioni. Al campo di via Lazzaretto a Gallarate è il secondo giorno di smobilitazione. Alcuni vanno via, ma per parcheggiare altrove container e casette. Poi tornano, decisi a ottenere una nuova sistemazione. Un'area attrezzata dove rispettare le regole. Se il comune decide di non fare un'area, che ci affida delle case popolari. Ma il sindaco per domani annuncia l'arrivo delle ruspe e ottiene il plauso del ministro Salvini, che dice bravi, si passa dalle parole ai fatti. Domani mattina, se vedremo che non c'è la volontà da parte di altri di andarsene, si inizierà a entrare con le ruspe. 38 i minori nel campo. Il legale dei Sinti afferma che bisognerà trovare loro una sistemazione adeguata. Non si può lasciare queste persone così, a cielo aperto. Nel campo si mescolano veicoli carichi di valigie al degrado della zona circostante, con rottami di auto, rifiuti e bombole del gas arrugginite. È un campo di circa 3.500 metri quadrati, con almeno 20 insediamenti abitativi. Ma secondo il comune, i Sinti si sarebbero espansi occupando un altro territorio comunale confinante, come alcune proprietà private. Ancora deserta la tendopoli allestita dal comune in via Pacinotti. Nessuno dei Sinti ha voluto andarci. Loro hanno scritto al prefetto di Varese per fermare le ruspe, ma ormai non c'è molto tempo. Entro domani dovranno lasciare il campo in cui vivevano da 11 anni.